È stato in prima linea sin dai minuti successivi l'esplosione, rivivendo quei terribili attimi del 3 ottobre 2011 che lo videro, allora primario del pronto soccorso, protagonista nelle operazioni di soccorso dopo il crollo di una palazzina in via Roma. Faceva paura vedere quelle macerie, mi hanno ricordato questo e temevo sinceramente che ci fossero dei decessi. Per fortuna non è avvenuto questo. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, la mattina dopo la tragedia sfiorata in via Curci, ha fatto il punto della situazione, partendo dalle condizioni dei tre feriti, passando per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e le cause dell'esplosione, fino ad arrivare alle risposte da dare ai dubbi e dalle paure delle famiglie evacuate dai palazzi limitrofi da mettere in sicurezza. Ho parlato adesso con il collega primario del pronto soccorso del Policlinico di Bari, che mi ha confermato che i feriti stanno tutti e tre in rianimazione. Più tardi mi ragguaglierà sulle ulteriori condizioni cliniche, perché stanno in rianimazione, non è il suo reparto. Stamattina abbiamo riunito il COC, dove abbiamo preso delle decisioni importanti. Abbiamo intanto nominato un ingegnere strutturista per verificare se i palazzi adiacenti all'esplosione, al palazzo esploso, siano in condizione di poter far rientrare i familiari all'interno delle rispettive abitazioni. Oggi approveremo una delibera dove metteremo da parte 100.000 euro attinti dal fondo di riserva, perché in questi casi è previsto dalla legge che si possa attivare un fondo di riserva per i lavori di messa in sicurezza dei luoghi oggetto dell'esplosione. Ho fatto un'ordinanza di divieto per pericolo della pubblica incolumità, ho adesso firmato l'ordinanza che vieta la presenza di persone in quei luoghi, anche perché ci sono indagini della Procura per accertare quali sono state le condizioni e qual è stata la causa di questo disastro. Non è ancora molto chiara, io non sono un tecnico di questo genere, quindi aspettiamo ancora che ci dicano un po' come sono andati i fatti. La città si è stretta attorno a queste famiglie, stamattina c'era un po' di smarrimento durante proprio il ritiro dei vestiti, dei libri, e si attendono indicazioni che stanno arrivando, la città c'è e al loro fianco. Sì, è davvero, Barletta è una città davvero straordinaria. Quando accadono questi eventi tutti quanti ci stringiamo attorno, tutta la città si stringe attorno a questi eventi, e quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere una città che ha i sentimenti di solidarietà, li vive e li trasforma in atti concreti. Tanto è vero che ieri sera i bed and breakfast si sono offerti gratuitamente di ospitare le persone. Questa è una cosa che mi inorgoglisce. Al di là delle dispute politiche, al di là del fatto che i barlettani, si dice, siano sempre discordi tra di loro, ma quando accadono questi eventi così gravi, la città si stringe intorno alle vittime di questi episodi.